per la promozione in Serie B e per i brillanti risultati conseguiti anche a livello giovanile nella stagione 2022-2023. Un premio alla scuola basket Arezzo. La società aretina è reduce dalla migliore annata della sua storia e a confermare il livello d'eccellenza raggiunto da questo movimento cestistico è stato il conferimento di un riconoscimento direttamente dal Consiglio regionale della Toscana nel corso di una cerimonia ospitata dal Palasport Estra Mario D'Agata alla presenza di dirigenti, tecnici e giocatori di ogni età della SBA. Investire nello sport vuol dire investire in socialità. È bello vedere una palestra così piena di ragazze e di ragazzi, perché poi c'è il risultato agonistico importante del passaggio in Serie B, un risultato atteso da tanti anni, un palazzetto strapieno di gente durante i playoff, il segno di un'attenzione a uno sport come il basket, che è uno sport bello, che è uno sport che sa unire, e poi vedere tante ragazze e tanti ragazzi. Questo è il frutto di un lavoro di una società seria che pone attenzione ai più giovani, ma che sa anche investire sui migliori talenti, le migliori energie per provare a portare a casa risultati agonistici davvero importanti. Avere, come dire, qua il presidente del Consiglio regionale è una di quelle cose che ti dà una pacca sulle spalle importante per proseguire su questo progetto che è da tanti anni che stiamo perseguendo, e spero che i numeri di oggi possano essere da stimolo per tutti. Ovviamente nulla viene per caso, c'è un lavoro dietro di tutta la dirigenza, di tanti ragazzi che sono appassionati a questo sport, è la nostra benzina per poter cercare di fare sempre meglio. Noi oggi abbiamo premiato la prima squadra, ma dietro questo premio ci stanno tanti bambini, tante bambine, tanti volontari, tanti genitori che tutti i giorni, anche sacrificando il proprio tempo libero, pensano che passare del tempo insieme, fare sport sia rendere migliore anche questa società. Secondo me bisogna non scordarsene. Io ero assessore quando Mauro Castelli veniva a lamentarsi delle palestre. Capisco che ancora siamo a quel punto, anche se qualcosa sicuramente sarà migliorato, ma soprattutto ricordo quando con Mauro mettemmo insieme quel meraviglioso progetto che era lo sport per tutti, l'inclusione anche dei ragazzi diversamente abili. Se lo meritano, io oggi sono anche un po' emozionato.